Di tutto una bella iniziativa, per me è stato un piacere avere la rivincita. E, insomma, questa volta è andata così, peccato che lui ha vinto l'incontro più importante, però insomma si vince e si perde nello sport. Quindi, più che altro oggi è stata una bella iniziativa qui alla Mostra Oltremare, c'erano tutti quanti i bambini di tante società schermistiche campane, in particolare c'era la nostra società che è la Champ Napoli, dove io in particolare faccio il maestro insieme ad altri campioni napoletani. E quindi è bello, insomma, peccato non poter ripetere sempre queste iniziative, sarebbe bello poter avere un villaggio fisso e un posto fisso dove poter fare iniziative del genere. Noi abbiamo una scuola dell'infanzia e primaria, seguendo l'idea moderna della scuola. La scuola non è solo un luogo del sapere, ma anche un luogo del saper fare e del saper essere. Abbiamo scelto alcune attività che potessero formalizzare meglio l'idea del saper fare e del saper essere, che completa la personalità di un ragazzo, no? Quindi lo sport, la musica, il teatro, che aiuta i ragazzi a sapersi comportare e a saper trasformare quello che imparo in qualcosa che faccio. Quindi che cosa, attraverso lo sport, che cosa gli proponiamo? Gli proponiamo intanto un'esperienza di affrontare la vittoria e la sconfitta, che secondo noi sono due impostori fondamentalmente, e il ragazzo deve capire che la sua personalità non cambia se perde o se vince. Questo attraverso lo studio, non sempre è la disciplina cognitiva, non sempre si riesce a fare, no? Sapersi comportare all'interno del movimento sportivo, essere leali, rispettare gli amici, è uno degli aspetti fondamentali del saper essere, no? Io imparo a essere un cittadino anche in un gioco che è un ponte verso la realtà. Oltre allo sport, noi proponiamo moltissimo anche la musica. Abbiamo un'orchestra di 120 ragazzi, completa, violino, violoncello, pianoforte, fiati, tutti, che vanno da 5 anni a 14 anni. Beh, lui è uno sportivo, quindi mi affianca in questa conduzione. Nel gruppo, avete visto, abbiamo cercato di avere dei nomi che fossero degli esempi, ma che fossero anche formativi per il futuro dei ragazzi. Non ci siamo limitati a diffonderlo, ma abbiamo dato ai ragazzi le migliori opportunità, anche offrendo a coloro che sul territorio eventualmente non riuscivano a mantenere la parte economica personalmente, offrire delle borse di sport, non di studio, che fossero appunto la possibilità per questi ragazzi di rendersi visibili oltre la scuola. Quindi diciamo lui rappresenta la parte sportiva di questa scuola, perché è il presidente, attualmente vicepresidente, futuro vicepresidente e futuro presidente della società. Ed è l'amico poi di Diego e dei vari altri nomi che girano in società: Gigi Tarantino, Gioia Marzocco, Massimiliano Muroli, Elio Malena e Checco Malena. Elio non c'è qui stasera perché è stato operato, ma Elio è il preparatore atletico di tutti gli olimpionici della scherma napoletana. Quindi non so, vuoi dire qualcosa? No, dire che la cosa più bella è vedere come crescono i ragazzi, come si forma il loro carattere anno dopo anno, come imparano dalle sconfitte molto più che dalle vittorie. È altrettanto bello è vedere come questi campioni che sono andati a fare olimpiadi, mondiali e tutte le competizioni di primo ordine si emozionano e soffrono insieme ai ragazzi per un campionato regionale, per un campionato interregionale, per i campionati italiani, per le gare a squadre. Abbiamo delle foto e delle scene di Tarantino, che ha fatto 4 olimpiadi, soffrire come un animale per una finale a un campionato italiano, Gigi, Diego buttare per aria di tutto per una sconfitta, e questo visto da dentro durante l'allenamento e da fuori alle gare è realmente simpatico ed emozionante. Quanto può essere importante questa attività e la pratica soprattutto di questa attività per una città come Napoli? Fondamentale, una città come Napoli, che ha mille risorse e allo stesso tempo anche mille problematiche, se riesce a concentrarsi non su tutte e mille risorse, ma già su 500, su 400, può svoltare nettamente. La scherma, come altri sport e come ha dimostrato questo avvenimento oggi, sono nettamente una delle risorse più importanti. Diego
e tutti gli atti sportivi che stanno qua sono la dimostrazione che incanalando le energie positive nello sport si possono ottenere dei risultati stupendi. Tra delle cose belle che stasera è successa, che è il Meridione e l'Italia imposta pensieri di bambini consumistici. I bambini escono per mangiare la pizza, per andare al cinema, per andare a comprare il gelato, no? Stasera loro sono venuti e sono stati attori e produttori di un avvenimento, no? In tutte le capitali importanti del Nord Europa civile c'è un luogo, per esempio, dove ci si incontra per suonare tutti insieme. Casomai non è niente di intonato, però il bambino si sente produttore e le teste si cambiano da piccoli, non da grandi, no? E il fare dà l'opportunità ai bambini di sentire che loro hanno un grandissimo potere, la loro vita, il loro futuro. Quindi chi è stato qui oggi e ha giocato un pochino con quelli che non conoscevano la scherma è stato colui che produce un'iniziativa insieme con tutti quelli che generosamente hanno offerto questo spazio. Grazie. Ciao e ciao. Forza Azzurri! Speriamo! Grazie!